Buonasera signore e signori, sono G88, benvenuti con la decima parte. Se vi ricordavate dell'ultima, della nona, eravamo ancora qui alle prese con questa sfida contro i nostri due simpatici amici e rivali. Ovviamente, come si dice, ho dovuto fare così, cioè staccare un attimo il video eccetera eccetera, perché appunto la mia videocamera era scarica e non potevo appunto registrare di più, e quindi ho dovuto per forza di cose fare questa sfida in due parti. Ok, ancora un flam bebè, ma che... no, boh, un Pokémon d'erba, però non mi ispira più di tanto, quindi boh, io manderei Fletchinder per essere più tranquilli. Ritiriamo Bulbasaur. Sto registrando, sì, che poi era Ivysaur, sto registrando sempre lo stesso giorno, quindi ovviamente non so, buone nuove o cattive nuove. Vento di fata, wow, che mossa, quindi non so dirvi niente di nuovo, anche perché sinceramente non è erba quello lì, era sicuramente volante. Non avevo voglia assolutamente di... sì, ok, volante, non avevo voglia, e 10.000, beh, è stato scottato, di spengere tutto e registrare un altro giorno, ora con un po' più di tempo libero volevo registrare, specie oggi. Snorlax sale alle 12.10, non ci interessa, trovato e team. Wow, complimenti per la tecnica. Ok, non mi interessa. Noi abbiamo vinto come al solito, era ovvio. Ok, ogni allenatore ha il suo stile personale e questo è bello. Allora, la nostra prossima tappa sarà Petroglifari, giusto? Sì, lo dite. Allora, vediamo un po'. Che è? Grotta Trite d'Union, scorciatoia per altri tripoli. Invoco a sud. Vediamo cosa c'è a sud, che non ho fatto niente. Erba, qui c'è dell'erba, le persone che vogliono dell'erba. C'è uno Smeargle, finalmente, era il mio sogno avercelo. Il Visaur era da curare, mi ero scordato. Vabbè, vediamo un po' che c'è qua. E se magari ci fosse qualche Pokémon di questa nuova generazione, proprio non diverso da prendere. Cioè, stanno comparendo soltanto Pokémon delle vecchie generazioni. Io voglio un Pokémon nuovo elettrico. Non ho visto uno che è... cioè, non ho visto più di uno. C'è qualcuno che è veramente figo di questa generazione nuova, quello che non riesco a capire perché non riesco a trovarli. Che è quello? Un albero? È un albero di Bach questo? Ah, ok. C'è uno strumento, è un mini fungo. Noi abbiamo fatto 2 minuti di video per un mini fungo. Come se... avevo acquistato qualche tipo super repellente. Oh, c'ho i repellenti io. Che grandi che sono. E poi diamo una super pozione ad Ivysaur. Perché sennò qui i ragazzi non si continuano ad andare avanti. Ok, allora saliamo qua. Qua uno dovrebbe imparare taglio. Togliamo a usare taglio, appunto, diamolo tipo a Snorlax, a qualche Pokémon che non può impararlo, o Bulbasaur, cioè o Ivysaur o Frogadier, quindi no, assolutamente. Io pensavo che almeno Snorlax e taglio lo potesse imparare il terraggio. Grotta 3 di Union, tana degli Zubat. Allora, di qua non si può andare, chi è? Sei te, non ti preoccupare, ora metterò... perché? Vediamo un po' che c'è. No, non voglio usarne un altro, anche perché a parte che dentro è pieno di Zubat, però. Muraglia costiera, muraglia. Chi è? Alto là. Sto fermo. Chi è? Ah, scusa, non volevo spaventare. Come stai tu? Mi hai chiesto che possa usare un solo Pokédex. Io penso che adesso potenziare il tuo Pokédex. Anche poco del calo costiera. Sì, ma che Pokémon ci sono un po' in calo se costiera qui? Io voglio... cioè, voglio qualche nuovo Pokémon, ragazzi. Cioè, io non ho nessun nuovo Pokémon.
Uno spoink, ragazzi, ma che se non è... Dai, ma se uno compra Pokémon Y... Cioè, io ragazzi, quando ci avevo comprato Pokémon Rubino... Cioè, non è proprio di Pokémon Rubino... Io... Boh... quindi sono sempre i soliti Pokémon... Qua che c'è? Lo strumento che noi non possiamo raggiungere... C'è un'allenatrice... Fatti sotto... Ok, sconfiggiamo lei, voglio ritornare avanti perché c'è. Exiu, questo qua. Ah no, non era questo, questo era di quell'altra generazione. C'è un Pokémon che era tipo questo qua. Sempre Drago, che ho visto, che è molto carino. Lo volevo. Lo volevo un Pokémon Drago, sarebbe piaciuto, però. Visotruce. Ah, ci sta le giornate intere qui. Vediamo un po'. Allora, con il riduttore di doppio colpo. Ok, ah, pensavo di continuarsi a dare colpi. Dovremmo insegnargli tipo ritorno ai Ivysaur più che riduttore, perché insomma vedo che tanto non è che ci togliete moltissimo. Ivysaur sta quasi per essere mandato KO. Boh, sentiamo con frustata, vediamo magari fallisse. In realtà no, non fallisce, quindi Ivysaur viene mandato KO. Ok, Cinder a rota proprio, subito. E vai con attacco rapido. Tanto per essere sicuri. Ok. 259 punti esperienza, prescindere sarà a livello 21, so per dire 51. Ancora non sono andato al Pokémon Center, anche perché non posso, devo depositare quei Pokémon, ancora non ci sono andato. Qua c'è un mazzo enorme. Qua che c'è? Non mi interessa. C'è un altro allenatore, io però non ci voglio andare là, perché non mi sembra il caso di andare a esplorare là. Cos'è questa roba qua? Così non riesco a capire dove sto andando. Ok, devo passare per forza là. Troviamo dei pipi su. Io però quello che voglio fare è usare un repellente, perché sennò... Ci sta a 25 miliardi di anni. Vai, andiamo. Altro allenatore, ho visualizzato la nostra lotta nuovamente e ho vinto. Vediamo, verifichiamo, vediamo se un po' ce la fa. Questo che è Damiano, giovane speranza, ma andiamo Pancham. Oh, ecco, questo qui è un Pokémon nuovo, perché io non lo provo? È questo che io mi domando. Diciamo il ritorno. Mamma mia, oddio, botto. Pancham era tipo una specie tipo di Teddy Ursa, una cosa del genere, che anche quello si evolve, cioè si evolve sì, sempre un orso, però ecco un po' la stessa somiglia a Teddy Ursa e a Ursaring, quindi una buona cosa. Sarà un Goldin, mandiamo Frogadier. Qui sta Ivysaur, ma Ivysaur come sapete è KO. Frogadier, Goldine che sta ovviamente volando perché non c'è acqua, siamo in un deserto e dovrebbe essere morto dissetato, ma no. Usa Hydro Pulsar, se me lo confonde anche, cioè veramente da sclerare. Usiamo di nuovo ritorno. Ok, perfetto. E Skiddo, che Pokémon è Skiddo? Vediamo. Ah, Ganzo, che bello, è Pokémon d'erba questo, era quello che ti poteva cavalcare, mi pare. Usa foglie lama. Congratulazioni a me che non ho cambiato, ma vabbè, tanto Frogadier riesce a assorbire qualsiasi urto e con il ritorno a battere questo Skiddo. Ecco, questo allenatore ha ovviamente due Pokémon della nuova generazione, uno di quella nuova. No, due Pokémon della nuova generazione, uno di quella no, di quella vecchia, però noi no. Noi ovviamente non si può.